Presentato in anteprima nazionale, doveva essere una festa, il docufilm di Luca Pagliari che ripercorre la tragica notte dell'8 dicembre 2018, dove nella discoteca La Lanterna Azzurra in provincia di Ancona, sei persone persero la vita, schiacciate dalla folla. Come è nata questa collaborazione con la Fondazione LHS? Come sempre le cose nascono perché debbono accadere, chiamiamole coincidenze o no. È nata perché la Fondazione si occupa di sicurezza in tutti gli ambiti. Io come giornalista ho scelto oramai questa strada di problematiche giovanili e comunque temi che hanno un fondamento etico e quindi ci siamo incrociati. È nata questa idea e la prima idea, mi verrebbe da dire, è la notizia che è entrata dentro la casa del giornalista. Ho sviluppato una cosa che portiamo tutti nel cuore, la tragedia della Lanterna, ed è stato doppiamente difficile perché raccontare le storie di figli di amici, raccontare una tragedia da cui mia figlia è scampata solo perché quella sera era a Bologna e frequentava l'università, è un po' come raccontare se stessi ed è diverso. Quali emozioni vuole portare nel cuore di questi giovani con il suo lavoro? Andando per sottrazione, non il pietismo, non la retorica, non le frasi fatte, ma uscire da un evento come questo, comprendendo che alzando lo sguardo verso l'altro, tutti, evitando la teoria del lamento, possiamo costruire un qualcosa di più solido, tutti. Quindi questa è una mattina molto pratica, è una lezione, mi verrebbe da dire, di vita che vale per me, per te, vale per tutti, perché tutti alla fine cerchiamo di campare un po' meglio. In platea, durante la proiezione del docufilm, 700 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Senigallia, perché l'obiettivo di ogni singolo cambiamento culturale e in primis deve radicarsi nelle nuove generazioni. Spesso capita che per il profitto la sicurezza viene messa in secondo piano. Purtroppo sì, il movente è sempre quello. Viviamo in un paese dove c'è una povera cultura della sicurezza. Ogni giorno abbiamo 3 morti sul lavoro, uno ogni 8 ore, e ogni giorno abbiamo 8 incidenti mortali sulle strade. Questi sono i numeri tra i più alti in Europa e c'è molto da fare, molto da lavorare. Veicolare il valore della sicurezza ai giovani in modo innovativo e coinvolgente. Questo è molto importante, dobbiamo cercare di far arrivare il valore della sicurezza, ancora prima della priorità, al cuore, ancora prima che alla testa delle persone. E pensiamo che lavorare con i giovani sia la cosa più importante. Durante l'evento hanno parlato alcuni genitori delle vittime che, straziati dal dolore, hanno voluto rappresentare i loro figli in una giornata così significativa. Innanzitutto, quando mi trovo in mezzo a questi ragazzi e ragazze, io poi avevo un unico figlio, quindi quella sera ho perso io e mia moglie l'unico figlio, quindi so benissimo cosa vuol dire per i genitori avere un figlio accanto e condividere con lui, insomma, tutte le varie esperienze e tutto, insomma, il cammino, no, della vita. È chiaro che non ci saremmo mai aspettati una disgrazia del genere. Però ecco, appunto, voglio ringraziare questi eventi che sicuramente fanno bene a tutta la società. Vista la tua giovane età, quali sono state le emozioni che hai provato nel girare un docufilm basato su una tragedia così grave? Allora, è la prima volta dopo 4 anni da quel giorno che partecipiamo a una cosa del genere e appunto abbiamo voluto farlo perché con Luca ci siamo sentiti molto a nostro agio e lo abbiamo fatto per cercare di finalmente provare a cambiare qualcosa. Questo è l'unico motivo per cui l'abbiamo fatto. Una giornata ricca di commozione. Luca Pagliari dice: "Non c'è nessuno più stupido di colui che non fa niente perché pensa che fare troppo poco non serva. Il troppo poco fa la differenza. Ognuno di noi può fare del suo per migliorare il mondo, procurare un cambiamento. Ognuno diventi testimone di qualcosa in cui crede." Ovviamente una mattinata come questa è intanto molto educativa, soprattutto per chi amministra, perché sostanzialmente si deve capire che certe volte non si può dire tanto non succede niente e quindi porre l'attenzione su quello che
è la sicurezza soprattutto della vita dei cittadini. Da un punto di vista emozionale è evidente che il momento ha colpito molto la nostra collettività, la nostra comunità, e vedere oggi tanti ragazzi e tanti familiari vivere questo momento è certamente molto toccante. Ho provato una profonda commozione, devo dire non è facile vedere determinate immagini perché riavvolgi il film e ricordi quei momenti, pur noi non essendo genitori di quei ragazzi, quindi è un grazie di cuore va anche ai genitori che oggi erano qua, perché penso sia un rinnovare una sofferenza, ma è una testimonianza importante, perché questo lavoro è un lavoro che deve scuotere le coscienze, perché sono imperdonabili quando accadono tragedie come queste, perché non è il fatto, è il risultato di responsabilità o di superficialità. E tocca il cuore vedere un sindaco che ha le lacrime agli occhi in questo momento. Sì, perché siamo anche genitori, quindi queste cose le comprendiamo. Sotto questa giacca non c'è solo quella dell'uomo che è sindaco, ma è anche genitore, è uomo di una comunità, e queste cose non ci lasciano insensibili. Ecco. Da un concerto si esce senza voce, non senza vita. Questo era scritto su uno striscione esposto da alcuni ragazzi di una scuola di Senigallia frequentata da una delle giovani vittime. E quanta verità che c'è in questa frase. Non doveva succedere e non dovrà accadere mai più. Ma affinché non accada più, è importante che ognuno faccia la propria parte.